Buonasera a tutte e tutti, è un grande piacere oggi aprire il nostro processo simulato nell'ambito del gruppo Cost Lab di ADIM. Questa attività ci ha davvero molto stimolato e devo dire, insomma, lo vedremo dagli scambi che oggi avremo in questo incontro e nel prossimo, quando poi la Corte sarà chiamata a rendere nota la sua decisione. È stata un'attività molto stimolante sia per l'ordinanza che abbiamo scelto, che è un tema centrale e pendente dinanzi alla nostra Corte Costituzionale. Quindi vedremo anche poi se le conclusioni a cui arriveremo in questa attività saranno meno confermate dalla decisione della Corte, e sia anche per il lavoro davvero proficuo che gli studenti a livello nazionale hanno fatto, hanno compiuto, come vedrete dalla discussione. A livello metodologico, ecco, se posso dire, spendere qualche parola. Il gruppo di lavoro si è diviso, appunto, come potete immaginare, in tre gruppi. Ecco, quindi, grazie a una call nazionale alla quale hanno aderito molti studenti di varie università italiane, abbiamo selezionato un gruppo di studentesse e di studenti che si sono a sua volta divisi in Avvocatura del Libero Foro, Avvocatura dello Stato e Corte Costituzionale. Ciascun gruppo diretto da noi presenti, dal professor Paolo Bonetti e Marco Benvenuti, e dalla sottoscritta per l'Avvocatura del Libero Foro, dal professor Giacomo D'Amico per l'Avvocatura dello Stato e dalla Corte Costituzionale per il professor Roberto Cherchi. Devo dire, insomma, la nostra impressione è stata di un lavoro molto attento, molto scrupoloso, anche difficile e complesso visto il tema, nonostante i tempi serrati che abbiamo dato alle studentesse e agli studenti. Quindi non voglio portarvi altro tempo e lasciare quindi a loro direttamente in questa prima fase lo scambio delle proprie osservazioni rispetto alla questione pendente e alle posizioni, appunto, dell'Avvocatura del Libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato. Se altri colleghi ovviamente vogliono aggiungere qualcosa, anche sulle provenienze dei nostri studenti, ecco, come ho detto, sono studenti di tutta Italia. Anche questo è un pregio che ha cercato di mettere a sistema, appunto, più approcci, più provenienze, più esperienze. Quindi possiamo dare la parola agli studenti? È stata esaustiva. Sì, Roberto, poi tu sei, come dire, il gruppo corte, quindi diteci voi poi come siete Sì. organizzati e Allora, poi ricominciare di certo. procedere. La Corte Costituzionale ha eletto al proprio interno un presidente, quale a sua volta, d'intesa con gli altri colleghi, ha designato una giudice relatrice. Quindi io darei la parola al presidente della Corte Costituzionale, non lo vedo adesso. Benissimo, sono Eccolo qua, Leonardo Sava. Allora, direi che si può dichiarare aperta l'udienza pubblica e cedo immediatamente la parola al giudice relatore, Eleonora Usai. Ok, grazie. Quindi possiamo iniziare l'udienza leggendo una relazione riassuntiva di quelli che sono i temi che sono stati esposti da ambedue le parti. La Corte d'Appello di Milano, nel procedimento civile promosso da MIM e altri contro l'INPS, ha sollevato con l'ordinanza 100/2022 una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera A, numero 2 del decreto legge 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 26 del 2019, il quale prevede il requisito della residenza in Italia per 10 anni, continuativa per gli ultimi due, ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza. I ricorrenti, cittadini europei privi del requisito della residenza decennale, hanno esperito un'azione civile contro la discriminazione ai fini di ottenere, in via preliminare, l'accertamento della natura discriminatoria della condotta dell'ente previdenziale, in via principale, la modifica della circolare 43/2019 che prevede il requisito della residenza decennale. In linea subordinata, la condanna al risarcimento del danno per la subita discriminazione.
Nell'ambito di tale giudizio, il giudice Acquo ha sollevato tre questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, una subordinata all'altra, in relazione ai medesimi parametri. Articoli 3, 11, 117 della Costituzione, questi ultimi due per violazione di diverse disposizioni del diritto eurounitario. Gli articoli 21 e l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 24,1 della direttiva 38/2004 CE, relativa al diritto di circolazione e di soggiorno di cittadini UE e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, e l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento 492 del 2011, relativa alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. In via principale, il giudice Acquo chiede l'integrale caducazione della disposizione censurata. Benché il requisito della lunga residenza sia previsto indifferentemente per italiani e stranieri, il rimettente sostiene che esso operi una discriminazione indiretta a danno dei cittadini europei. Verrebbe così violato il principio di parità di trattamento del cittadino europeo nell'accesso alle prestazioni sociali, che troverebbe applicazione con riferimento ai titolari di un permesso di soggiorno permanente o comunque di un permesso di soggiorno di lunga durata se economicamente attivi. Inoltre, il requisito della residenza decennale, biennale e continuativa sarebbe sproporzionato e privo di ragionevole correlazione con la ratio del reddito di cittadinanza, in quanto non rappresentativo della reale integrazione del nostro paese o della futura stabilità del beneficiario. Nel caso del reddito di cittadinanza, la necessità di risiedere sul territorio nazionale per tutta la durata dell'erogazione del beneficio sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito del radicamento territoriale, il che renderebbe del tutto arbitraria la scelta di destinare la misura al solo bisognoso stanziale. In subordine, il giudice Acquo chiede a questa Corte una sentenza sostitutiva che dichiari illegittima la disposizione censurata nella parte in cui prevede un requisito di residenza decennale anziché quinquennale, ferma restando la necessità della residenza continuativa negli ultimi 2 anni. La residenza per un periodo di 5 anni attribuisce allo straniero cittadino europeo il diritto al permesso di soggiorno permanente. Tale titolo attesterebbe il radicamento territoriale dello stesso e garantirebbe la sua stabile presenza nel territorio. In ulteriore subordine, il giudice Acquo chiede a questa Corte di ridurre, con pronuncia sostitutiva, il requisito d'accesso al reddito alla sola residenza biennale continuativa, ritenuta indice sufficiente del suo radicamento territoriale, così che il cittadino UE risulterebbe meritevole di essere assoggettato al percorso di integrazione sociale previsto dal reddito di cittadinanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dagli avvocati dello Stato Esteri Lacqua, Francesca Ledda, Veronica Piras, Riccardo Tatti, Nicola Stido, Luigi Usai, si è costituito in giudizio eccependo plurimi motivi di inammissibilità e chiedendo che le questioni siano comunque dichiarate infondate. Inoltre si sono costituite in giudizio le parti private del giudizio Acquo, rappresentate e difese dagli avvocati Laura Benenati, Arianna Castronovo, Melissa China, Roberta Raffo e Eleonora Zanetti, che chiedono a questa Corte di dichiarare fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente. Do la parola al Presidente della Corte. La ringrazio. Possiamo dare la parola a Laura Benenati, Arianna Castronovo, Melissa China, Roberta Raffo ed Eleonora Zanetti. Avete 20 minuti per esporre le vostre considerazioni. Grazie, Presidente. Abbiamo organizzato il tempo a nostra disposizione come segue. In primo luogo affronteremo i profili di ammissibilità, in secondo luogo il merito della questione, soffermandoci dapprima sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione e in secondo luogo esamineremo la questione alla luce degli articoli 11 e 117 della Costituzione. Quanto ai profili di ammissibilità, la questione di legittimità costituzionale rimessa dalla Corte d'Appello di Milano è indubbiamente ammissibile. Risultano, invero, niente affatto persuasive le argomentazioni impiegate dall'Avvocatura dello Stato per suffragare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. In primo luogo, la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato si apre con un errore manifesto ed incontestabile con riguardo alla signora Ancuta. Infatti, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile con riguardo alla signora Ancuta, in quanto irrilevante per il giudizio di merito di cui la stessa sarebbe parte. Tuttavia, la signora Ancuta non ha mai proposto appello avverso l'ordinanza emessa nel giudizio di primo grado.
Quindi, poiché come è noto la questio legittimitatis è stata sollevata dalla Corte d'Appello di Milano, non v'è alcun giudizio di merito di cui la signora Ancuta è parte, rispetto al quale risulti necessario dimostrare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Dunque, tale argomentazione dell'Avvocatura dello Stato si fonda su un presupposto manifestamente erroneo. In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la questione di costituzionalità sarebbe inammissibile a causa dell'omessa adeguata descrizione del fatto da parte del giudice quo. Anche tale argomentazione è del tutto infondata, in quanto i fatti di cui si lamenta l'omissione non sono dirimenti per la determinazione dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. In particolare, il giudice a quo ha prospettato una possibilità del tutto astratta e meramente ipotetica, che nel caso di specie il beneficio non sarebbe stato revocato in ragione della mancanza del requisito di residenza decennale, che è oggetto della questione di legittimità nel presente giudizio, quanto piuttosto sarebbe stato revocato in ragione delle mendaci dichiarazioni rese dai ricorrenti al momento della presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio. Nel prospettare tale argomentazione, l'Avvocatura dello Stato non tiene conto di un principio incontestato, quello secondo cui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va valutata avendo riguardo della situazione esistente al momento in cui la questione stessa viene sollevata. Dunque, dal momento che l'Avvocatura dello Stato non ha dato prova dell'esistenza di una sentenza definitiva di condanna a carico dei ricorrenti al momento in cui la questione è stata sollevata, non si può certo escludere la rilevanza di tale questione in ragione di una mera possibilità del tutto ipotetica che successivamente possa intervenire una sentenza di condanna a carico dei ricorrenti che potrebbe astrattamente impattare sulla rilevanza della questio legittimitatis. Dunque, l'argomento l'Avvocatura dello Stato appare infondato e del tutto fuorviante rispetto alla questione da esaminare e tende piuttosto a chiedere a questa eccellentissima Corte di svolgere nuovamente il giudizio a quo, compito che certamente non le spetta. Dunque, in ragione di ciò, proprio in virtù del fatto che la rilevanza va valutata avendo riguardo alla situazione esistente al momento in cui la questione è stata sollevata, nel caso di specie la rilevanza della questione è indubbia, proprio perché, come emerge dall'ordinanza di rinvio e un'assenza di una comprovata sentenza definitiva di condanna a carico dei ricorrenti, il beneficio è stato revocato in ragione della mancata sussistenza del requisito di lunga residenza, oggetto la questione di legittimità nel presente giudizio. Va da sé quindi che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale avrebbe un impatto dirimente sull'esito del giudizio a quo. Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato ha pretestuosamente lamentato il mancato esperimento da parte del giudice a quo di un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, nonostante il tenore letterale della disposizione censurata renda impossibile una simile operazione interpretativa. E in tal senso è notevole il fatto che, nonostante l'Avvocatura dello Stato abbia sollevato tale eccezione, non ha però altresì suggerito una possibile interpretazione della disposizione censurata che renda il suo significato conforme a Costituzione e che ne impedisca dunque uno scrutinio nel merito. Passando ora al merito della questione di legittimità costituzionale, è evidente come la disposizione impugnata costituisca in primo luogo una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto il requisito della residenza decennale sul territorio italiano, richiesto per l'accesso alla prestazione del reddito di cittadinanza, produce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio ed è quindi in palese contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dall'articolo 24 della direttiva 38 del 2004. La direttiva stabilisce infatti che i beneficiari del diritto di soggiorno e di soggiorno permanente, quali sono per l'appunto i ricorrenti, godono della parità di trattamento con i cittadini italiani, anche nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale. Dunque, alla luce di tale previsione, il reddito di cittadinanza deve essere concesso a tutti i cittadini dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in regime di parità di trattamento. Ma d'altronde sentenze pronunciate da questa eccellentissima Corte e che questa sede è opportuno richiamare,
dimostrano come i requisiti di lungo soggiorno alla stregua di quello previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera numero 2 del decreto legge numero 4 del 2019 possono chiaramente essere ritenuti violanti l'articolo 3 della Costituzione, ponendosi di conseguenza a conferma dell'illegittimità di tale requisito. Nella sentenza 168 del 2014, questa eccellentissima Corte dichiarava illegittimo l'articolo 19,1 lettera B della legge regionale della Valle d'Aosta numero 3 del 2013, nella parte in cui prevedeva tra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica quello della residenza nella regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente, in quanto costituiva una irragionevole discriminazione dei cittadini dell'Unione Europea ai quali deve essere garantita, come poc'anzi detto, la parità di trattamento ex articolo 24 della direttiva. Ma ancora, la Corte nella sentenza 44 del 2020 dichiarava illegittimo l'articolo 22,1 lettera B della legge regionale della Lombardia numero 16 del 2016, nella parte in cui stabiliva che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono soddisfare il requisito della residenza anagrafica nella regione per un periodo di almeno 5 anni. La dichiarazione di legittimità di questi termini, tra l'altro da notare comunque inferiori ai 10 anni previsti dalla norma impugnata, risulta utile ai fini del caso di specie, poiché dimostra un chiaro atteggiamento di questa eccellentissima Corte nel ritenere come la questione della durata della residenza non abbia alcuna rilevanza ai fini dell'accesso di una misura dei caratteri assistenziali, nonché di integrazione del reddito come quella del reddito di cittadinanza. Non è di meno da evidenziare come il requisito di residenza decennale, che addirittura è pari a quello richiesto per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, pone evidentemente i cittadini stranieri e nel caso di specie cittadini dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano in una situazione di netto svantaggio rispetto ai cittadini italiani, i quali ben più facilmente potrebbero maturare suddetto requisito. Infine, presa in considerazione la natura mista del reddito di cittadinanza, così come viene delineata nella sentenza 19 del 2022, di misura assistenziale e di misura volta al perseguimento di obiettivi di reinserimento sociale e lavorativo, non può che apparire irragionevole la scelta che il legislatore ha compiuto di escludere i cittadini dell'Unione Europea eventualmente muniti di diritto di soggiorno permanente ma non integranti il requisito della residenza decennale nel nostro Stato, specialmente considerando che l'ordinamento, concedendo tale diritto, il diritto di soggiorno, ha già valutato il carattere stabile preventivamente della residenza dello straniero in Italia. Da ultimo, a conferma dell'incostituzionalità del requisito, nella revisione dell'istituto operata dal legislatore all'articolo 2, primo comma, lettera A, numero 2, del recente decreto legge numero 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è il legislatore stesso a ridurre il requisito della residenza in Italia da 10 a 5 anni, prevedendo che il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, sia residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Quanto invece all'articolo 11 e all'articolo 117 della Costituzione e quest'ultimo in violazione agli articoli 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 24,1 della direttiva numero 38 del 2004 e in ultimo dell'articolo 7 del regolamento del numero 492 del 2011, si ritiene inoltre che ci siano ulteriori violazioni in merito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si ritiene che vi sia chiaramente violazione del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, in quanto tale norma comporta un'esclusione che sia illegittima dei ricorrenti, essendo cittadini che sono provenienti da Stati membri e che, pur avendo esercitato legittimamente il loro diritto alla mobilità e godendo di diritto di soggiorno legale, non possono accedere a tale prestazione. Inoltre si configura violazione dell'articolo 7 del regolamento
numero 492 del 2011, in quanto si configura nei fatti una disuguaglianza di natura fiscale ed economica tra lavoratori nazionali e lavoratori dell'Unione Europea, e si configura inoltre violazione dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto si configura una limitazione che è illegittima al diritto di accesso alle prestazioni e ai benefici sociali, in quanto un requisito quale quello oggi in esame, quindi di 10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi, comprime in maniera, come dire, irragionevole il diritto all'assistenza sociale. Peraltro ricordo a questa eccellentissima Corte già, come dire, giurisprudenza non solo di questa Corte, ma anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in cui si è già rilevato come una norma nazionale che svantaggia alcuni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto di aver goduto ed esercitato della propria libertà di circolazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea, costituisca peraltro una restrizione illegittima chiaramente della libertà riconosciute dall'articolo 21 sul Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e che quindi tale restrizione possa esistere solamente sulla base di condizioni oggettive e che chiaramente rispondano a dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza che in questo caso chiaramente non sussistono. Si rileva poi come ci sia violazione dell'articolo 24 della direttiva europea numero 38 del 2004. Chiaramente la direttiva stessa ricerca un equilibrio tra delle forme di autotutela economica dei vari sistemi di welfare nazionali con dei diritti soggettivi della cittadinanza europea. Chiaramente in questo caso, per evitare che un diritto soggettivo costituisca poi un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale, in questo caso chiaramente il requisito di cui all'articolo 2,1 lettera A del decreto numero 4 del 2019 costituisce una forma di autotutela economica del paese, infatti diviene un parametro valutativo dell'integrazione del soggetto che richiede tale prestazione, in quanto, come dire, si valuta inserimento economico-sociale del soggetto all'interno della Repubblica Italiana. Chiaramente però si ammende a questa eccellentissima Corte che il reddito di cittadinanza non si esaurisce in un provvedimento assistenziale volta a soddisfare un bisogno, quanto però, come questa eccellentissima Corte ha già avuto modo di rilevare, risponde ad obiettivi di politica attiva e di integrazione sociale molto più ampi. E in tale ottica quindi sono da leggere i parametri posti dal legislatore e quindi interrogarsi se questo requisito, o meglio la mancanza di tale requisito, possa essere da sola sufficiente a precludere il ricorso al reddito di cittadinanza, sebbene si sia in possesso di tutti gli altri parametri richiesti dal suddetto decreto legge. Peraltro la tutela finanziaria dello Stato ha come scopo non tanto quello di ridurre il più possibile il bacino degli aventi diritto, quanto però andare di individuare i soggetti che sono più in grado di sfruttare e mettere a sistema una prestazione passiva e quindi, come dire, di tale beneficio. Peraltro questo criterio deve essere naturalmente valido, razionale e trasparente, cosa che non si diviene nella questione oggi affrontata. In merito alla direttiva numero 38 del 2004, peraltro si rivela come dopo il terzo mese di residenza in un paese UE, cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea che ha determinati requisiti può accedere al diritto di soggiorno che gli consente l'accesso all'assistenza sociale con assoluta parità rispetto al cittadino nazionale, e tale acquisizione del diritto di soggiorno può essere ritenuta una chiara esemplificazione dell'intenzione perlomeno di una stabile residenza nel paese. Peraltro, dopo che sono trascorsi 5 anni di residenza regolare ed ininterrotta, lo stesso cittadino UE acquisisce il diritto di soggiorno permanente, e in questo caso non è più necessario dimostrare di disporre mezzi di sussistenza, e in relazione a questi due parametri dati appunto dal diritto europeo è chiaro che il requisito oggi in esame costituisca un'irragionevole discriminazione. Peraltro si riviene in ultimo come lo stesso testo di legge del reddito di cittadinanza richieda la residenza continuativa nel paese per tutta la durata dell'erogazione della prestazione, e oltre la residenza continuativa richiede anche tutta una serie di impegni
posti a capo del soggetto che beneficia appunto di tale prestazione e che per natura, come dire, presuppongano la permanenza del beneficiario sullo stesso territorio nazionale. In virtù di tutto ciò che è stato detto fino adesso, voglia questa eccellentissima Corte in via principale dichiarare fondata il riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma della Costituzione e quest'ultimo in relazione all'articolo 11 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'articolo 24 1 della direttiva 38 del 2004 e all'articolo 7 del regolamento del numero 492 del 2011 del Parlamento del Consiglio europeo, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2,1 lettera A numero 2 del decreto numero 4 del 2019 nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata delle erogazione del beneficio in modo continuativo e in via subordinata di dichiarare fondata in riferimento agli stessi parametri evocati nel primo punto la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui prevede che il beneficiario nel reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo anziché prevedere che il beneficiario del reddito di cittadinanza che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea debba essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo. Vi ringrazio. Diamo la parola agli avvocati dello Stato, Esteri Lacqua, Francesca Ledda, Veronica Piras, Riccardo Tatti, Nicola Stidu, Luigi Usai. Anche voi avete 20 minuti. Presidente, la ringrazio per la parola. È preciso che adesso andrò a trattare i profili di inammissibilità, poi cederò la parola al mio collega che invece tratterà le motivazioni attinenti al merito della questione. Inizialmente è necessario evidenziare come l'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale di cui oggi dobbiamo trattare è assolutamente lacunosa in quanto vi è un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente. Il giudice d'appello infatti omette di riferire alcune circostanze attinenti al fatto sulle quali invece si era opportunamente soffermato il giudice di prime cure e che riteniamo siano assolutamente fondamentali per un'adeguata analisi della questione di legittimità. Infatti, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, codesta eccellentissima Corte non può prendere in considerazione elementi estranei all'ordinanza di rimessione ai fini di un'analisi della e quindi di dirimere la questione di legittimità costituzionale. Esistono però degli elementi fondamentali ai fini di una corretta analisi della questione che abbiamo individuato. A titolo esemplificativo citiamo le false attestazioni dei rimettenti che hanno appunto falsamente attestato la maturazione del requisito di residenza decennale. Non solo poi si ritrova una lacunosa descrizione nella fattispecie concreta, ma altresì vi è una carenza di descrizione nella fattispecie normativa della questione. Riprendendo sempre il fatto delle false attestazioni da parte dei rimettenti, questi non hanno ricevuto un provvedimento di revoca del beneficio da parte dell'INPS per non aver maturato il requisito di residenza decennale, ma invece perché hanno falsamente attestato di aver maturato tale requisito. Parliamo di fattispecie normativa in quanto le false attestazioni non hanno ripercussioni solo nel diritto penale, ma invece si ritrovano anche nel quadro normativo istituito dallo stesso decreto legge 4 del 2019, che all'articolo 7 prevede come conseguenza alle false attestazioni riguardanti un requisito, come conseguenza quindi la revoca in via amministrativa di quanto indebitamente la revoca e la ripetizione di quanto indebitamente percepito, e inoltre l'impossibilità per il destinatario del provvedimento di revoca di poter richiedere nuovamente il beneficio per 10 anni dalla condanna, in caso vi sia, quindi l'eventuale condanna, e comunque non prima di 18 mesi dal provvedimento di revoca o decadenza, o 6 in caso di straordinarie circostanze. Inoltre non è onere
di questa difesa, ritrovare elementi attinenti ad un'eventuale condanna per le false attestazioni, ma era invece onere del giudice rimettente, che infatti di tutto ciò nell'ordinanza di rimessione non v'è traccia. Inoltre, continuando, è necessario anche analizzare i petita come formulati dal giudice rimettente. Si chiede, partendo dai petita numeri 2 e 3, quindi in via subordinata e ulteriormente subordinata, un intervento a codesta eccellentissima Corte assolutamente manipolativo. Intervento che la Corte può pacificamente fare, ma solo nel momento in cui sia accostata alla disposizione come formulata dal giudice rimettente di una fattispecie simmetrica già presente nell'ordinamento, facendo luce quindi sui punti di simmetria. L'intervento della Corte, quindi una sentenza eventualmente sostitutiva, rispettosa del principio delle rime obbligate, dovrebbe vedere una disposizione normativa già presente nell'ordinamento a cui far riferimento. Il giudice rimettente non individua tali disposizioni cui far riferimento, richiedendo invece a codesta Corte semplicemente di riscrivere in maniera creativa la norma censurata, andando quindi ipoteticamente a ledere la sfera di discrezionalità del legislatore. Per quanto poi attiene al petitum formulato in via principale, si chiede una declaratoria di incostituzionalità attinente alla disposizione impugnata tucur, disposizione che però non si limita a prevedere il requisito di lunga residenza ai fini dell'ottenimento del beneficio, ma impone invece anche al beneficiario del reddito di cittadinanza la residenza nel territorio dello Stato in maniera continuativa durante il godimento della prestazione sociale, della prestazione, eliminando completamente la disposizione, e sarebbe questa la conseguenza del petitum numero 1, si creerebbe la paradossale situazione in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza potrebbe non essere più residente durante il godimento della prestazione sul territorio nazionale, andando quindi completamente a vanificare il reale obiettivo della misura del reddito di cittadinanza, che è quello di integrazione sociale e di esercizio del diritto di lavoro, per cui la residenza nel territorio dello Stato è assolutamente imprescindibile e fondamentale. Inoltre, e vado a concludere, il giudice rimettente ritiene superato l'onere di interpretazione conforme a Costituzione, semplicemente affermando che non si possa procedere a tale interpretazione, un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché preclusa dal tenore letterale. Sotto il profilo dell'inammissibilità, ribadiamo il fatto che tale onere non sia stato superato semplicemente per il tenore letterale, in quanto in realtà una ricerca di interpretazione conforme avrebbe sicuramente portato ad una a ritrovare una interpretazione percorribile, perché esiste, e lo affermerà poi il mio collega più diffusamente trattando del merito. E inoltre ribadiamo che non è onere di questa difesa ritrovare un'interpretazione, ma sarebbe invece onere del giudice rimettente. Concluso, cedo la parola al mio collega per la trattazione del merito. Quindi, passando alle questioni inerenti la fondatezza, o meglio la non fondatezza della questione, il giudice rimettente si occupa di analizzare, diciamo, due profili fondamentali. Da una parte, la presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione nella sua interpretazione in ottica di proporzionalità e ragionevolezza, dall'altra gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, che sappiamo poter essere letti congiuntamente in quanto si richiama a diversi parametri interposti del diritto comunitario. Volendo partire dal diritto comunitario, appunto, si fa riferimento ad una serie di disposizioni del diritto dell'Unione Europea, ritenendo questi argomenti in qualche modo perentori al fine di dichiarare l'incostituzionalità della disposizione censurata. In realtà però il giudice rimettente non dà conto del fatto che la disposizione richiamata sia in qualche modo già collocata all'interno di un regime derogatorio di eccezionalità
rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea richiamate da egli stesso. Volendo trattare le questioni singolarmente, egli parte citando gli articoli 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottolineando il divieto di discriminazione tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini comunitari. Tuttavia non si occupa di andare a sottolineare come sia lo stesso articolo 34 in realtà a fornire alla fine, come inciso finale, il fatto che tutto quanto previamente previsto deve essere comunque attuato secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni pressi nazionali, utilizzando esattamente le parole presenti nell'articolo della Carta. Inoltre, codesta eccellentissima Corte è già intervenuta al riguardo nella sentenza 222 del 2013, affermando, e qua cito testualmente, che il legislatore ben può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alla persona ad essi equiparate soggiornanti in Italia, se vi è un nesso tra la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica e l'erogazione della previdenza. E la stessa conclude che questa possibilità non è possibile soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo, non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale. Però, come codesta eccellentissima Corte ha già affermato nella sentenza 19 solamente dello scorso anno, il reddito di cittadinanza assolutamente non si configura per essere una misura di soddisfacimento di bisogni primari. Quindi in questo caso, come è stato detto, il legislatore potrebbe benissimo riservare questa prestazione. Inoltre, proseguendo, il giudice rimettente si è occupato anche dell'articolo 24 della direttiva numero 38 del 2004. Anche in questo caso ha dato un'interpretazione decisamente contestabile della stessa, perché i criteri ermeneutici per appunto andare a verificare quale sia il reale significato di tale disposizione sono presenti già all'interno dei considerando della stessa normativa. Infatti è proprio il considerando 10, e cito nuovamente, a dire che occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro. Se un ragionamento del genere può essere attuato in riferimento al diritto di soggiorno, che si configura fondamentalmente per essere una libertà stretta della persona, una libertà fondamentale, a fortiori si applicherà lo stesso ragionamento anche per il reddito di cittadinanza, che non soddisfa invece bisogni primari del cittadino. Proseguendo anche riguardo l'articolo 7, in realtà si trova la risposta già analizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Infatti, cito nuovamente, secondo costante giurisprudenza, una discriminazione indiretta in base alla nazionalità può risultare giustificata qualora sia fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità, e il criterio dell'onere eccessivo rientra sicuramente tra queste considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità, anche perché nell'ottica della mancanza di alcun tipo di discriminazione diretta il requisito è posto tanto per i cittadini italiani quanto per gli stranieri, e l'eventuale discriminazione indiretta, come abbiamo appunto visto, può essere superata tramite l'utilizzo di questo criterio. Passando poi alle questioni riguardanti l'articolo 3 della Costituzione, in modo particolare la ragionevolezza e la proporzionalità della misura, in realtà codesta eccellentissima Corte si è già espressa, come dicevo, in una sentenza dello scorso anno, la 19 del 2022, affermando in quel caso la ragionevolezza e la proporzionalità della misura. Bisogna evidenziare, come ha fatto anche il giudice Acquoi in questo caso, che in quel caso la misura era prevista ed è stata dichiarata ragionevole rispetto ai cittadini extracomunitari in riferimento al permesso di soggiorno di lunga durata, che si traduce per i cittadini comunitari nel permesso di soggiorno permanente. Tuttavia, andare a considerare i 10 anni di lunga residenza esclusivamente nell'ottica del permesso di soggiorno risulterebbe essere assolutamente limitativo, in quanto abbiamo visto che sullo sfondo della normativa del reddito di cittadinanza ben si pongono una serie di altre considerazioni attuate dal legislatore, che riguardano il radicamento territoriale, l'inserimento all'interno della comunità sociale, che riguardano lo stanziamento futuro, eccetera, che non possono tutte essere ricomprese all'interno dell'ottenimento del permesso di soggiorno. Volendo citare di nuovo codesta eccellentissima Corte, nella sentenza 34 del 2022 delinea
una possibilità che si potrebbe verificare anche in questo caso nel momento in cui si dovesse procedere con una declaratoria di incostituzionalità, ovvero un eventuale fenomeno di turismo assistenziale, soprattutto nel momento in cui, come ha sottolineato il collega precedentemente, si dovesse andare ad abolire, si dovesse andare, diciamo, ad eliminare dall'interno del nostro sistema anche il requisito della residenza continuativa durante l'erogazione del beneficio, che, come abbiamo visto, porterebbe ovviamente a delle conseguenze paradossali. Avendo visto questo, viene di conseguenza il fatto che siano rispettati anche la ragionevole correlabilità tra il requisito richiesto e l'erogazione del beneficio e anche il radicamento territoriale. Quindi, una volta che abbiamo dimostrato che sostanzialmente la ragionevolezza della misura è già stata analizzata solo lo scorso anno e le stesse ragioni sono applicabili anche al caso di specie, intervenire nonostante la misura, se non ragionevole, comunque non manifestamente irragionevole, porterebbe al fatto che la Corte intervenga di nuovo in un ambito che è di competenza esclusiva del legislatore ed è di esclusiva valutazione politica. Si veda anche l'articolo 28 della legge 87 del 1953, e un tale tipo di intervento non potrebbe che andare ad alterare quelli che sono i rapporti tra i poteri dello Stato e quindi la forma di governo, e porterebbe a conseguenze ovviamente di non poco conto. Viste quindi tutte queste motivazioni, sia per quanto riguarda l'inammissibilità della questione che per quanto riguarda l'infondatezza della stessa, si chiede a codesta eccellentissima Corte di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice acquo. Vi ringrazio, avvocati dello Stato. Chiederei ora ai colleghi della Corte di porre eventuali domande agli avvocati, sia all'Avvocatura dello Stato che all'Avvocatura di Libero Foro. Sì, grazie Presidente. Io avrei una domanda da porre all'Avvocatura dello Stato. In particolare, la domanda attiene alla pagina 5 dell'atto di intervento dell'Avvocatura, dove si conclude nel paragrafo 1.1 che la Corte dovrebbe dichiarare inammissibile la questione per difetto di motivazione di rilevanza, essendo la stessa del tutto apodittica, data la incompleta o lacunosa ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento. Cito proprio quello che è stato scritto. Io vorrei chiedere se la dichiarazione di apoditticità che l'Avvocatura esprime derivi o principalmente o esclusivamente dalla mancata esplicitazione invece da parte del giudice rimettente degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto, quello che è stato in qualche modo dichiarato a carico dei ricorrenti, che prevede in caso di falsa dichiarazione, omissione di informazioni dovute, l'impossibilità di richiedere il beneficio, eccetera, eccetera. Quindi l'apoditticità, da quello che appare nell'atto di intervento, sembra derivare secondo l'Avvocatura dello Stato, e vorrei avere dei chiarimenti in merito a questo relativamente al fatto che il giudice rimettente ha omesso di indicare anche tale articolo 7 del decreto legge, o è, diciamo, un elemento principale che è correlato ad altri elementi che però non vedo, o comunque forse non paiono chiari, ecco, nella ricostruzione fatta dall'Avvocatura. Avvocati dello Stato, prego. Sì, allora, come si vuole sottolineare nel punto posto, diciamo, sotto lente di ingrandimento, l'inammissibilità è richiesta prima ancora che per difetto di rilevanza, appunto per difetto nelle motivazioni circa la rilevanza. Quindi si vuole porre in essere che a parte l'eventuale applicabilità dello stesso articolo 7 citato, in ogni caso il giudice rimettente non si è occupato a priori di analizzare il quadro normativo. Quindi diciamo è una motivazione che si aggiunge a quelle riguardanti la mancata ricostruzione della fattispecie concreta. Vi ringrazio. Ci sono da parte dei colleghi della Corte altre domande? Se non ce ne sono, procederei io ad una domanda all'Avvocatura dello Stato.
Allora, vorrei chiedervi un chiarimento su un passaggio argomentativo della vostra memoria che poi avete ripreso anche nella discussione. Allora, sostenete, a pagina 10 della vostra memoria, che l'articolo 24,1 della direttiva 38/2004, articolo rubricato parità di trattamento, sarebbe limitato nella sua portata precettiva dall'articolo 14 della medesima direttiva, articolo rubricato mantenimento del diritto di soggiorno. Vorrei chiedervi, se possibile, di spendere qualche parola in più sulla consistenza di tale limitazione e sulle ragioni che vi portano a ritenerla sussistente. Vi ringrazio. Sì, bene, innanzitutto per quanto riguarda l'articolo 24 si sottolinea ancora una volta come debba essere interpretato alla luce dei considerando e quindi anche in tal caso non sarebbe necessaria la limitazione ulteriore che è stata fatta riguardante l'articolo 14. In modo particolare poi all'articolo 14 si pone espressamente un regime derogatorio alla presenza di certe condizioni presente appunto per quanto riguarda il mantenimento del diritto di soggiorno e riteniamo appunto che anche in questo caso, soprattutto in ottica di interpretazione diciamo dei limiti che sono stati posti all'articolo 24, si può ritenere applicabile e è stato sottolineato appunto per mettere in luce come il giudice acquo ancora una volta abbia omesso di dare evidenza della presenza di tutta un'altra serie di disposizioni normative a livello nazionale e a livello europeo che già limitavano di per sé l'applicabilità delle disposizioni da lui richiamate. Vi ringrazio. Se non ci sono altre domande, io passerei alle repliche per le quali assegnerei 5 minuti sia all'Avvocatura del Libero Foro sia all'Avvocatura dello Stato. Visto che precedentemente ha iniziato l'Avvocatura del Libero Foro, darei quindi la parola di nuovo agli Avvocati dello Stato, chiedendovi di replicare a quanto sostenuto dalla controparte nel limite di 5 minuti. Vi ringrazio. La ringrazio nuovamente per la parola. Allora, partendo in questo caso dalle contestazioni che sono state fatte in ottica della inammissibilità della questione, è stata richiamata una serie di disposizioni a livello regionale, che erano comunque già di cui si era trattato nella memoria appunto dell'Avvocatura di Libero Foro, ma risulta evidente come, diciamo, rispetto al reddito di cittadinanza le misure si pongano su piani diversi, perché sia per quanto riguarda il tema dell'edilizia che per quanto riguarda il servizio abitativo è presente rispetto al reddito di cittadinanza un punto fondamentale di distinguo, ovvero il fatto che il servizio abitativo sicuramente si connota per essere sostanzialmente un bisogno primario e abbiamo visto noi stessi per primi come nel caso dei bisogni primari non sia applicabile alcuna tipo di restrizione della platea dei beneficiari neanche in ottica dell'eccessiva onerosità, ma nel momento in cui invece per il reddito di cittadinanza si riconosce il fatto che non si tratti di una misura atta al soddisfacimento di bisogni primari, allora ben sarà applicabile il criterio dell'eccessiva onerosità che abbiamo visto essere richiamato non soltanto da codesta eccellentissima corte ma financo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed è considerando delle direttive che ha richiamato addirittura il giudice acquo. Proseguendo è stata anche richiamato un legame in qualche modo tra libertà di circolazione e reddito di cittadinanza, ma ancora una volta si pongono su piani totalmente diversi, perché mentre uno si caratterizza per essere una libertà individuale fondamentale per la persona all'interno di un sistema di Stato di diritto, un sistema democratico di libertà individuali che devono essere garantite dalla Costituzione, che sono inviolabili, il reddito di cittadinanza, al contrario, sempre riprendendo la sentenza più volte citata, 19 del 2022, non rientra tra queste libertà individuali, diritti fondamentali, bisogni assolutamente necessari dell'individuo. E alla fine, inoltre, l'Avvocatura del Libero Foro è andata a sottolineare come rimarrebbe tale requisito della residenza continuativa durante l'erogazione del beneficio, ma in realtà la residenza continuativa in base al petitum numero 1 proposto dallo stesso giudice acquo
per come richiesto a codesta eccellentissima Corte, porterebbe, diciamo, alla declaratoria di incostituzionalità non soltanto della lunga residenza per l'ottenimento del beneficio, ma anche della residenza continuativa durante l'erogazione del beneficio. Analizzando poi abbiamo visto le conseguenze paradossali a cui ciò porterebbe. Vi ringrazio. Avvocatura del Libero Foro, 5 minuti anche voi. Grazie mille. Innanzitutto vorrei dire come parlare del reddito di cittadinanza è anche parlare di diritto del lavoro. Dare la possibilità a chi ne ha bisogno di poter accedere nuovamente o per la prima volta all'interno del mondo del lavoro italiano è parlare di un diritto fondamentale, un diritto che è anche garantito dalla stessa Unione Europea. Successivamente vogliamo analizzare, sottolineare la legittimità dei petita presentati a questa Corte. Per quanto riguarda il petitum in via principale, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che se tale petitum, secondo la loro opinione, seccamente ablatorio, fosse accolto, sarebbe possibile per persone non residenti nello Stato italiano accedere e beneficiare del reddito di cittadinanza. Questa ipotesi, che loro definiscono paradossale, a noi pare piuttosto irragionevole. Per la natura stessa del reddito di cittadinanza è impossibile beneficiarne senza che vi sia una prospettiva di stabilità. D'altronde è spontaneo chiedersi come sia possibile svolgere un piano personalizzato di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale senza essere inseriti nel sistema sociolavorativo del paese. Come si può esercitare il diritto al lavoro senza lavorare nel paese in cui si segue un percorso per ottenere e per poter esercitare questo diritto al lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il petitum in via subordinata, ritenuto dall'Avvocatura dello Stato eccessivamente creativo, bisogna sottolineare ancora una volta che nella definizione proposta, così come proposta dal giudice a quo, ci sia un riferimento a dei parametri normativi ben precisi, in particolare alla direttiva europea 38 del 2004, più volte citata all'interno di questa discussione. Sempre all'interno delle memorie, dei documenti portati dall'Avvocatura dello Stato, c'è l'idea di una visione di un possibile accesso al reddito di cittadinanza in modo, potremmo dire, disonesto. L'idea di possono accedere persone che poi non vivono in Italia, possono accedere persone che poi non beneficeranno appieno del reddito di cittadinanza. A noi preme anche chiedere quale punto di vista deve valutare la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale può certamente soffermarsi e chiedersi tutti i possibili modi più o meno criminali, più o meno disonesti con cui si potrà sfruttare il reddito di cittadinanza. A noi preme invece che la Corte analizzi quello che è il valore sociale del reddito di cittadinanza. Cioè, si può certo porre un parametro per limitare, per impedire a qualcuno di sfruttare il reddito di cittadinanza in modo disonesto, ma allo stesso modo nel momento in cui si limita l'accesso al reddito di cittadinanza, si limita anche la possibilità per persone, ipotizziamo oneste, di accedere a un beneficio che certamente, come ha detto più volte l'Avvocatura dello Stato, non è meramente assistenziale, ma che comunque può garantire un livello di vita migliore a chi ne usufruisce. Allo stesso modo l'Avvocatura dello Stato ha citato il considerando numero 10 della direttiva 38 del 2004, che pone appunto il limite all'eccessiva onerosità di del sistema assistenziale dello Stato rispetto a persone che ne utilizzano provenendo da un altro Stato europeo. Proprio per la sua natura del reddito di cittadinanza bisogna sottolineare che in realtà il reddito di cittadinanza potrebbe essere visto anche come un investimento del paese stesso. Cioè certamente un costo iniziale anche notevole, ma proprio per il fine stesso del reddito di cittadinanza quell'investimento iniziale viene poi restituito dalla persona che può accedere, che riesce ad accedere nuovamente al mondo del lavoro italiano e che quindi da un lato ha un miglioramento della propria vita, dall'altro però è anche, torna ad essere un contribuente vero e proprio, un cittadino attivo anche dal punto di vista economico. Infine, per concludere, vogliamo citare una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, l'88 del 2003, che pur trattando di un tema diverso in merito, espone quello che è una nuova lettura, una nuova idea posta dalla Corte Costituzionale, cioè quella di non soffermarsi nell'analisi di una questione, come può essere anche il reddito di cittadinanza secondo noi, su un automatismo normativo. Un parametro come quello censurato, infatti, impedisce di addurre alcun elemento relativo al percorso di integrazione sociolavorativo del singolo che è chiamato ad essere beneficiario e che comunque può fare richiesta di accedervi. Ciò sottolinea nuovamente l'idea da noi più volte esposta. Non si può valutare l'integrazione sociale ed economica basandosi sul dato della residenza decennale.
con questa recentissima sentenza la Corte ha sottolineato nuovamente la necessaria ricerca di altri parametri in grado di permettere una migliore valutazione del nesso reale tra richiedente e lo Stato, della sua reale integrazione all'interno della rete sociale ed economica dello Stato stesso. Il parametro preso in analisi quindi non è solo sproporzionato, come abbiamo detto prima, e di conseguenza anche discriminatorio, ma è anche limitato nella sua utilità, andando così indubbiamente a rompere quell'equilibrio posto come necessario dalla stessa Corte tra i diritti che discendono dalla cittadinanza europea, quindi anche il diritto di lavorare in un altro Stato e di accedere al sistema assistenziale dell'altro Stato, e la necessaria tutela finanziata dallo Stato, andando a favorire quest'ultima che, come già detto appunto in queste repliche, non viene così danneggiata dal reddito di cittadinanza stesso, che pur iniziando con un investimento da parte dello Stato, termina con il vero e proprio scopo del reddito di cittadinanza, che è permettere a una persona, anche di uno Stato anche non italiana, secondo noi, di poter accedere al mondo del lavoro italiano e poter diventare un cittadino attivo anche economicamente all'interno dello Stato. E quindi un'iniziale perdita economica, se vogliamo definirla perdita, se l'avvocatura dello Stato vuole definirla perdita, che poi viene totalmente riassorbita dallo Stato nel momento in cui il lavoratore torna ad essere un lavoratore attivo. Vi ringrazio. Le questioni saranno decise e l'udienza è conclusa. Bene, direi sì, ci vuole un applauso veramente, perché siete stati veramente bravissimi, tutti avete lavorato, fatto un lavoro che è andato decisamente al di là delle mie aspettative, mi pare di capire anche quelle di Giacomo, e insomma anche Marco, immagino anche Paolo, Francesca, mi hanno molto apprezzato il vostro percorso. Tra i colleghi vogliono fare qualche considerazione o porre anche qualche domanda? Ma io no, mi associo e anzi, adesso insomma avete un bel lavoro, diciamo, il lavoro non è finito e siamo diciamo veramente contenti e in attesa adesso di vedere quale sarà l'esito di questa vicenda. Insomma, grazie a tutti e a tutti coloro i quali hanno preso parte, le studentesse e gli studenti, perché insomma è stato almeno per me ascoltarvi è un bel esercizio. Anch'io ringrazio e dico solo che questo giudizio e le cose che avete scritto, le considerazioni svolte, sono molto pertinenti di attualità, come vedete col decreto legge appena adottato, ma di attualità anche perché saranno utilizzate, credo, dalle difese nel giudizio prossimo vettura di fronte alla Corte, quando e se la Corte deciderà, perché non sappiamo che cosa accadrà dopo il giudizio della Corte di Giustizia, no? Che si attende, quindi non sappiamo. Ecco. E siete stati più bravi di tanti avvocati che vengono richiamati dalla Corte perché vanno a dire la Corte e la sua giurisprudenza, che spazientisce moltissimo ogni presidente, si vedono cenni di nervosismo, giudici costituzionali che si addormentano, e c'è stata anche qualche polemica di avvocati che dicono i giudici non ascoltano, cioè, ma cosa dobbiamo ascoltare? La nostra giurisprudenza la sappiamo già, perché ci ricorda? Vi ricorderete celebri avvocati che insomma se ne sono andati sbattendo alla porta. Invece l'essenziale, come avete fatto voi, è andare un po' al cuore delle questioni, insomma, questioni che sono piuttosto delicate. Ecco. C'è un tema che voi avete affrontato tutti che fa vedere una debolezza della Corte, debolezza direi, Giacomo correggimi se sbaglio, debolezza strutturale. E cioè la questione della difficoltà della Corte, salvo fare complicate perizie, complicati accertamenti esterni, di accedere ai dati concernenti, come dire, gli aspetti economici, finanziari. Ecco, questo è un gran problema nell'attività quotidiana della Corte, no? Correggimi Giacomo se sbaglio, anche se nel frattempo
sono stati invenzioni processuali, ma insomma è sempre uno scenario così. E devo dire che questo è un caso che si ripete con altri. Quando nell'imminenza di casi del genere il giudizio della Corte si avvicina, chissà come mai il governo, che quasi quasi ha capito che ha fatto cose che non vanno, fa il decreto legge che cambia, perché insomma deve metterci una pezza nei prossimi giorni. Insomma, ecco, quindi questo per dire che non è una questione di lana caprina, è una questione di grande importanza, riguarda il welfare in generale, e quindi sapete che è lo strumento che l'Italia si è data, unico paese oltre alla Grecia a non avere uno strumento di tutela generale contro la povertà, quindi è una questione di assistenza sociale di base di notevole importanza. Ecco. Se posso, soltanto una battuta, io non entro nel merito perché della questione e nemmeno nell'ammissibilità. Perché ovviamente già hanno detto tutti tutto gli avvocati che sono intervenuti. Devo dire, Paolo poco fa ha detto le parole giuste, hanno parlato meglio di certi avvocati, e questo è evidente, e quindi io non posso che complimentarvi con tutti voi, e sono sicuro che fra di voi non solo ci saranno in futuro ottimi avvocati e ottimi magistrati, oltre a essere ottimi in tutto quello che deciderete di fare, ma sono sicuro che qualcuno lo vedremo anche alla Corte, non so se nei panni di avvocato o addirittura di giudice, perché devo dire onestamente anch'io, come diceva Roberto prima, sono stato molto sorpreso positivamente del livello degli interventi. Cito forse solo quello che ha parlato di meno, che è il Presidente, che già di suo intervenuto con un'autorevolezza degna di nota, quindi questa non è una forma di captatio benevolente nei confronti della Corte, però come dire, mi è piaciuto anche lo stile presidenziale, diciamo così. Quindi complimenti a tutti, davvero, io ho finito, ecco, solo questo volevo dirvi. Allora mi associo anch'io ai complimenti a tutti voi, ne avete ricevuti tanti, forse troppi, non lo so, vediamo. Comunque, insomma, sono tutti... Domanda, dire, ma la decisione sarà scritta? Sì. No, ma è importantissimo, scusate, cioè, dal mio punto di vista è importantissimo. Bene, quindi direi che, insomma, questa prima prova è andata molto bene, continuate così, vediamo... attendiamo gli sviluppi a questo punto del giudizio e ci rivediamo. Prossimo appuntamento, aiutaci Michela, Il 6 giugno. Il 6 giugno, bene. Scusate, Roberto, chiudi tu. No, semplicemente Francesca Biondi del Monte è dovuta passare al telefono, non è il video, mi ha detto che si unisce ai complimenti, quindi tanto per rincarare la dose, complimenti. Per il resto lascio la parola a Mario. No, è solo per chiudere. Buona serata a tutti e ci vediamo allora tra poche settimane. A presto e buon lavoro. Grazie. A presto e grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao. Arrivederci.